Siamo ritornati a girare la città, a raccogliere storie di musica, storie di vita di un tempo. In un tempo dove la memoria degli eventi trascorsi sono diventati valori da difendere e condividere. Siamo andati a trovare il cantante Michele Merla, un artista, un amico, un'anima curiosa che ci racconta la nascita delle sue canzoni, storie preziose da raccontare per costruire pezzi di una memoria vera e autentica. Infatti, diciamo che tu hai dedicato la tua vita, quasi la tua vita alla musica, diciamo, popolare, folk, ok? Diciamo che nasco di lì. E come, la domanda è questa, cioè, e come ti sei avvicinato a questo tipo di realtà musicale e cosa ha alimentato soprattutto nel corso degli anni questa tua passione? Vabbè, poi capito, si cresce, perché io in casa, come si dice, parte di là, da mia casa, parte proprio da casa, perché a casa mio padre, miei zii, fondamentalmente avevano questa... c'era questo modo di fare, erano gente allegra e cantavano le cose popolari e non, sì. Però di là parte tutto, nel senso che a casa si faceva musica popolare e poco e niente, papà straballava un po' la chitarra, poi c'era un mio zio che faceva rumore con la scopa dietro la porta, poi... Quindi i ritmi della casa. Quindi, capito, queste cose qua. Quindi, e mi ricordo che io avevo imparato le prime accorde su cantavo le strapolette, se non me. E mi trovai a cantare in una situazione dove mi conobbe questo Mario Mangiacotti, il mio batterista, oraggio deceduto alcuni anni fa, giovane diciamo, io torno alla 60, 70. E questo Urbano, questo Zetto Urbano. È intraprendente, quindi... fa ballare Cristiano, poi c'è il canto di Stavuatti, era una cosa incredibile. Era un carnevale, insomma, mi fecero salire su un camioncino, quindi stava giù sotto la Filarmonica, mi ero posto un tambur. Questo è uno, sì. Diciamo, il tuo esordio. Sì, così nasce sta cosa che hai capito. Allora capito, io sì, treno non si domenica, tutte queste cose strapolate. E Michele, guarda, scusi, una domanda su questo. Mi racconti del passato, quali sono le differenze che noti tra i giovani di oggi e le generazioni passate? Cioè... Io l'unica cosa che oggi, cioè, mi giro dietro, non vedo niente. Tranne alcuni gruppi qualche tempo fa, cioè, anche perché oggi non danno la possibilità. Non esiste più il fatto che tu impari uno strumento, e questa è una cosa gravissima. Non ci sono gli spazi per i giovani. No, non ci sono neanche spazi, i giovani oggi non imparano, perché con tutto su internet, base musicali, non vedo la crescita di... sono pochi gruppi, che ai miei tempi eravamo 10 gruppi musicali, 7-8 gruppi. Una cosa che dice Michele, nelle interviste che ho seguito, insomma, perché ho letto un po' di cose, che solitamente ripeti questa cosa che è importante, cioè la realtà sono i fatti, perché tu hai fatti. Hai venduto, correggimi, più di 11.000 pezzi, insomma. Lo dico io. Diamo un segreto ci sta. Qual è il segreto per vendere 11.000 pezzi? No, non c'è la bacchetta magica, perché poi ho girato, ho conosciuto discografici, ho conosciuto, me l'hanno detto una volta, conobbi proprio un ragazzo che faceva il discografico, poi con il quale poi ho fatto pure la distribuzione in larga scala. E se ci fosse la medicina per fare il brano che fa successo, ce lo farei io, questo con discografico. Non esiste, perché il popolo, il pubblico è strano. Cioè, se tu pensi che dedicato a Lucia, quindi questo brano che io ho scritto negli anni 80, capito, che è conosciuto come Le Ulici di Sara, questo brano. Io a suo tempo lo cantavo alle feste dell'Unità, delle cose, ma passava sempre inosservato, perché la gente voleva sentire Sigro, Rumore Mori, Dota Muccicata, voleva sentire la musica popolare. Che e quindi adesso non parliamo di musica, di pezzi d'ore, no? Per esempio Filomena, dedicata a Lucia, che è la mia preferita.
L'Alice Serda, che melodie nostalgiche e struggenti per chi ha dovuto cercare fortuna altrove, insomma. E qual è la canzone preferita tua? Tu dici, perché? No, vabbè, non c'è una... Questa, diciamo, dedicata a Lucia mi ha dato più soddisfazioni, però tante volte, per esempio, ci sono... Io la canzone mia, che ho dedicato a Lucia, anzi, guarda, l'amore da noi. Come si... La canzone a tuo padre. La canzone che mi fa venire sempre le lacrime agli occhi. La mattina, la notte, la notte, mi rieva presso Massico, ma chiamate le paie a notte, e mandate lì le caciotte, e mai pigliate la madre, eccetera, eccetera. Proprio a livello di DNA, di sangue, della cosa che gli ho scritto a lui, poi... Però mi rivedo pure io in queste, capito? Mi rivedo molto in questa. Oltre a queste... È una di quelle che mi commuove sempre, tutte le volte. Sì, sistematicamente, tutte le volte, questo... Quindi... Mi fa questo scherzo, però andiamo avanti, si va avanti, si... Però poi, capito... Quindi il segreto che possiamo dare a questi giovani? E cercare di emozionare. Sì, perché quando tu te ne accorgi, quando fai la pelle d'oca ti accorgi che hai, che stai dicendo qualcosa, che stai dicendo. E poi l'importante è che quello che fai lo fai per te. Poi questa cosa, stranamente, quando una cosa la fai per te, stranamente capita che piace pure agli altri. Parliamo ancora della tua arte, la maciaria, perché tu sostanzialmente sei stato pure un rivoluzionario, insomma, nelle musiche. A questo paese ci fa tanta moina e ci pensa solo alla maciaria. Un canto rivoluzionario, quindi, è un invito alla città, ai cittadini sangiovannesi, a darsi una svegliata, insomma. E come nasce, se è ancora attuale questa canzone? Allora, Salvatore Sassana, l'ho tenuto come 20 anni, tenuto un po' tra virgolette così a mente, no? Lo dice sempre questo fatto, dice, la maciaria è un brano scritto 30 anni fa che parlava di queste difficoltà del lavoro e comunque degli imbrogli, che la maciaria è un brano, no? Che si fanno per accaparrarsi tutto quello che uno... Sì. Meno, non credo sulla livello politico. No, non in genere. Hai scritto un brano che rimarrà. Quindi no? Diciamo, è un grido. Rimarrà sempre uguale. Neanche in questi giorni si sente dire delle famose crisi, le famose cose non sanno. Quindi le crisi potrebbe essere perché non c'è. Allora, io mi sono portato un oggetto, insomma, sapevo che tu sei qui in questo, sì, in questo rifugio dove tu cerchi le tue idee e l'altro, e quindi dove circondato poi da animali, galle e cuore. Quindi io adesso prendo questo oggetto e che cosa? cosa devo ricordare? L'incantatore. Che come nasce sta incantatore? Quando avevo cominciato a tenere gli animaletti, no? Perché poi questi mi servono per tenermi impegnato a venire qua. Perché non è che c'è di galline, il gatto, quello che là. È giusto perché devi venire qua, ti viene preso, se no non vieni. Tu c'è il pensiero che c'è il gatto, c'è il cane, c'è l'altro, vieni qua. Quando mi ero intestardito di fare i pulcini, e non riuscivo a... Non arrivavo. E un giorno vede una persona che non stiamo a fare, certo. Dice, ma scusa, ma perché hai detto questi gli altri da me non vanno in cucina, si mettono sulle
si fatta la iocca, la cucina a chioccia, sì. Dice, però li cucina non è ce l'ha. E questa è la sorta che dice, ma qui sopra te lo devo cambiare una tavola. E tanto tac, si tira. E ti hai fatto la canzata. Compiate. Ma questo è il vero che è andato, e non te la canzà. Cioè, questo tu fa la giuccia volante, un magicoso, che si può dire. Sì. Ma pronto, sono andato a casa sua, ah, però tu pregoretto, dentro di tre, te la lascia qua, guarda la tagliecca, chi ne viene di chi è la carne rosa? Te chi è? Ha detto un razzo, la giuccia. Ha detto la lingurna di vecchia, ha detto, la mascandera. Ha detto, insomma, vai niente. Ti ho detto. Un grande successo. Che la cantano i giovani. Che la cantano tutti, i giovani. Sì. Quando ho cercato di scimmiottare dei brani, che capito, cercando di mettere delle parole. Sì, qualcuno ha funzionato, però capito, si sente dove le parole stanno messe là, che forse non c'entrano nel discorso della cosa. Ma molto spesso quando racconti una storia che poi è la nostra vita, diciamo che io dico sempre, non nella fregola di raccontare la mia vita, ho raccontato la vita di tutti i miei coetanei, certo. Forse quelli di prima, forse quelli che verranno. Tu non lasciare, come nasce? Nasce perché io sono stella, tu non lasciare. La sua caverna, la garage, cioè, io non ho fatto queste cose. Quindi nella cosa di autoraccontarmi del mio passato, delle mie cose, perché io poi mi amo, perché se sono nato in una famiglia un poco numerosa, c'era pure un po', capito, era un po' fastidiosa andare avanti, tante volte guardavi alle mani degli altri, tante volte, capito, guardavi quello che teneva la chitarra così, la camicia così, la cosa. Insomma, come me, come tanti, credo, certo. Come tanti, raccontando questa cosa. Quella cosa di la svegliare. La fame, no? La fame di dire, di fare la fame. Quindi un segreto che possiamo dare anche a questi giovani è di allenare la fame. La cosa di la svegliare, quella cosa di... Michele, quali saranno i tuoi prossimi impegni? Vedi, io non mi vorrei sbilanciare perché alle soglie dei 70 anni, l'anno prossimo a giugno sono 70 primavera, si dice così, 70 Pasqua, 70 come vogliamo dire, in pubblico. Voglio dire, capito, una festa pubblica a 70 anni che poi se continua questa cosa, non continua. In piazza di San Giovanni avrà poco importanza, capito? Avrà importanza. Sì, sì. Ma se ci riesco, invitando tutti gli artisti di San Giovanni, della cultura musicale e comunque quella che si avvicina anche come l'arte del teatro, della cosa, tutti quelli che possono starci nell'argomento, ognuno per le sue cose, diciamo vicino a me, insomma, tutti insieme, vorrei fare questo finale pubblico, speriamo di arrivare, quindi Michele, ci vediamo sul palco, dovrebbe essere così in estate prossima, dovrebbe essere l'estate prossima, perché a giugno dovrebbe